Rosso, giallo, blu. Cosa sarebbe il mondo senza colori? Il colore è allegria, è freschezza, è stupore, è curiosità. Il colore è un bambino che gioca. Il colore è un coro che canta. Ecco quindi che ci presentiamo a voi come i colori della vita e i colori della musica nel nostro progetto Coro a Colori. Cosa succede se due colori si incontrano sulla tavolozza di un pittore? La loro amicizia dà vita ed energia ad altri colori. Così come anche il coro è un insieme di voci amiche che si accordano per stare bene insieme. Ecco allora se due colori! Un mare in tempesta, una rosa che ha bisticciato, il cielo che fa i capricci, un momento di solitudine. Quante immagini, quante sensazioni suggerisce questa bellissima poesia musicata dal maestro Lanaro. Scritta proprio da ragazzi come noi. A voi, blu! Oh, no.
Parliamo ancora di colori, ma stavolta le nostre protagoniste sono sette matitine, contese tra due sorelline. La più grande va già a scuola, ne ha una scatola tutta sua e non ha nessuna intenzione di dividerla. La più piccola sogna, cosa farebbe con quelle matitine? Cosa mi finirà? L'arcobaleno racchiude in sé tanti colori, azzurro, verde, giallo, arancione. Ogni colore ci porta a viaggiare con la mente, ci regala nuove sensazioni. Ma ascoltate queste parole ed entrerete anche voi nel magico arcobaleno della musica. E tutti insieme, tutti i colori, tutti i ragazzi e tutti i cori, l'arcobaleno possono fare. Semplicemente vicini a cantare!